La Tosca di Paco Zorin è una Tosca molto passionale, molto piena di emozioni. È una Tosca fatta di sfumature, di momenti molto scuri, di momenti più luminosi. Ma sostanzialmente è una Tosca comunque che rispecchia molto la tradizione, quindi una Tosca che ama, che per amore compie un atto che lei non avrebbe mai pensato di compiere e che non è una Tosca vendicativa, è una Tosca che vuole giustizia e quindi è una Tosca molto vicina alla donna moderna, sicuramente. Questa mia Tosca viene da lontano. La preparazione è iniziata 3 anni fa perché io sono convinta che qualsiasi ruolo nuovo vada studiato, poi vada accantonato, poi vada ripreso. Perché? Perché c'è una maturazione fisiologica che avviene a livello muscolare dentro di te che solamente il tempo ti può dare. Ma io volevo creare la mia Tosca, la Tosca di Maria, diciamo dare voce a Tosca ma attraverso me, attraverso il mio sentimento, attraverso la mia voce, attraverso la mia maturità, il mio essere donna. Penso che più di altre opere Tosca sia un'opera descrittiva, cioè la musica descrive ciò che sta avvenendo molto bene, in maniera molto chiara. Puccini sapeva molto bene quello che faceva e sapeva molto bene dove andare a toccare le corde dell'animo umano. Ed è quello che mi piace di lui, che la sua musica è sempre piena di passione, è sempre ha un forte potere passionale, un forte potere anche catartico, perché se provo a fare un collegamento con Tosca, no? La parte finale dopo l'uccisione di Mario, c'è cioè tutta quella grande parte di musica che descrive quel momento e che ci fa sentire proprio il momento drammatico, il momento dell'uccisione, il momento in cui Tosca non ha capito cosa è successo. Le persone dovrebbero venire ad ascoltare Tosca perché è uno spettacolo molto intenso, è uno spettacolo pieno di emozioni, è uno spettacolo anche pieno di colpi di scena. C'è l'amore, c'è la passione, c'è il patriottismo, c'è il sacrificio, c'è la forza in quest'opera. Quindi io penso che tutte le persone che vengono a vedere Tosca poi vanno via e hanno sicuramente provato delle sensazioni belle, forti e che rimarranno a lungo.